Alexandra Rebelo, direttrice dell'ente del turismo del Portogallo in Italia. Signora Rebelo, quali sono le iniziative promozionali per il mercato italiano approntate dall'ente del turismo e quali sono i punti di forza dell'offerta turistica portoghese? Le iniziative sono l'apertura di nuove rotte aeree sul Portogallo. Abbiamo anche nuove offerte della Ryanair, dell'EasyJet, nuovi voli, nuove anche offerte della TAP e della Lufthansa. La Lufthansa, per esempio, sta facendo adesso una campagna di prezzi. I punti forti sono che noi abbiamo adesso più voli diretti sul Portogallo, che sono 2 ore e mezza di volo diretto dall'Italia. Abbiamo un'offerta in termini di prezzi, rapporto prezzi-qualità buonissima. Abbiamo il golf, un'offerta di golf per tutto il paese, maggioritariamente in Algarve, sud del paese. Abbiamo un'offerta molto grande, gastronomica, di terme, touring culturale, musei, per tutto il paese. Stanno aumentando anche i tour operator italiani che programmano il Portogallo? Abbiamo avuto, sì, alcuni nuovi tour operator. All'ambasciatore del Portogallo in Italia, Fernando Neves, chiediamo invece qual è la situazione nei rapporti Italia-Portogallo e nel particolare l'interscambio turistico. I rapporti sono buonissimi, sia Portogallo che l'Italia sono membro dell'Unione Europea, sono membro della NATO. Punto di vista politico abbiamo gli stessi principi, gli stessi valori e internazionalmente la politica estera coincide al 95%, dirò. Anche il Portogallo ha tanti rapporti in tutto il mondo dove sono tanti italiani. Degli immigranti italiani di paesi che sono stato molto collegato al Portogallo. Dal punto di vista turistico credo anche che i rapporti sono molto stretti, con una capacità e una potenzialità di aumentare ancora più. La nostra compagnia aerea di bandiera ha già 12 voli per giorno tra l'Italia, Milano, Roma, Bologna, Venezia, Lisbona e Porto. E il Portogallo è ancora non troppo conosciuto agli italiani. I nostri rapporti culturali sono anche intensissimi. Il Portogallo è stato parte dell'Impero Romano, però l'Italia esporta la cultura da sempre e in Portogallo tante chiese barocche, tanti monumenti, palazzi, anche l'influenza della letteratura, l'influenza dell'architettura. Che è molto riconosciuta in Italia perché gli architetti portoghesi sono veramente molto riconosciuti in Italia. Abbiamo avuto recentemente qui a Milano un dialogo di architettura tra grandi architetti portoghesi e italiani con un pubblico intensissimo. Anche la letteratura, Saramago, Fernando Pessoa sono tanto conosciuti in Italia e quando io parlo con i miei amici italiani che vanno in Portogallo, veramente gli piace la cultura, però gli piace la cucina, gli piace il paese, però soprattutto gli piace i rapporti umani, che sono veramente, ci ritroviamo nello stesso tipo di cultura umana che è molto importante. Grazie. Grazie. Grazie.